Ciao e benvenuti in questo training di Formula Ectomorfo. Allora, andiamo a vedere quello che è il fabbisogno ipercalorico. Andiamo a vedere come calcolarlo. Già abbiamo visto come deve essere l'allenamento per un ectomorfo. Se non l'hai visto, mi raccomando, vattelo a vedere. Comunque ti ricordo che qua sotto trovi un esempio di scheda di allenamento in multifrequenza per l'ectomorfo, dove vedi tutti i principi di cui abbiamo parlato. Adesso però concentriamoci sulla parte alimentare perché è fondamentale. Infatti molto spesso cosa succede? Sei il classico soggetto ectomorfo, se vai in palestra o leggi un po' sui forum online dicono che devi mangiare tanto, devi avere un buon surplus calorico, devi mangiare tanti carboidrati, tutte cose molto vaghe. Anche io negli anni scorsi ci sono passato e il punto è che se andavo a tentoni e non riuscivo mai a raggiungere il risultato che veramente volevo. Quindi ti serve avere una strategia chiara e quello che voglio dirti è che se tu parti dalla biochimica, facciamo dei calcoli, adesso li andiamo a fare insieme, tu puoi effettivamente capire senza sbagliare qual è il tuo fabbisogno calorico, quanto hai bisogno di mangiare e il tutto abbinando allenamento e alimentazione riuscirai ad andare a raggiungere il tuo obiettivo di incremento di peso, di incremento massa muscolare più precisamente. Ok? Allora, quindi fabbisogno calorico l'abbiamo appena detto, quando serve il surplus calorico, ok? Quando voglio andare a mettere peso, quando sono in massa. Questo vale per l'ectomorfo e può valere anche per gli altri somatotipi. Noi oggi ci concentriamo appunto sull'ectomorfo. Allora, il primo punto è partire dal tuo fabbisogno, cioè quanto consumi normalmente durante la tua giornata, quindi il calcolo del cosiddetto TDEE si compone di due parti, c'è il metabolismo basale o anche detto BMR. Come si calcola? Molto semplice, fai il tuo peso, quindi facciamo l'esempio di 70 kg, lo moltiplichi per 24 ore per una chilocaloria, quello che ti viene è il tuo metabolismo basale, ok? Quindi abbiamo detto prendi il tuo peso per le 24 ore per una caloria. Ok? Mettiamo, ti faccio un esempio puramente numerico in modo che tu riesci a seguirmi a capire. Mettiamo che trovi che hai un metabolismo basale di 1750 kcal. Tu a questo devi andare a raggiungergli un 30% per avere il tuo fabbisogno giornaliero. Il fabbisogno giornaliero è quell'introito calorico che se tu appunto lo hai costantemente nel tempo non vai né a perdere peso né a mettere peso. Ci sei? Quindi aggiungeremo un 30%. Occhio e croce, sono 550 più o meno 550 calorie. Quindi prendiamo l'esempio del fabbisogno 1750, siamo a 2250, scusa, 2250, siamo a 2300, ok? Quindi mettiamo che abbiamo un fabbisogno di 2300 kcal giornaliere. Ti ripeto, un esempio, tu fai proprio, cioè fai il tuo esempio, per esempio per i 80 kg fai 80 per 24 per una kilocaloria. Quello è il tuo BMR, metabolismo basale, aggiungici un 30%, quindi fai quello che ti è venuto diviso 100, moltiplichi per 30, quel risultato lo vai ad aggiungere al BMR. Ecco che è il fabbisogno giornaliero, ok? Quindi il primo step è questo, andare a calcolare il fabbisogno giornaliero. Poi dobbiamo vedere, perché spesso purtroppo noi abbiamo una percezione falsata. Ti è mai successo di sentire quelle persone? Ah, mangio poco, però ingrasso. Oppure al contrario, ah, mangio un casino, mi alleno, però non metto mai massa, non prendo peso. Ti sarà capitato? Ok, probabilmente in quel caso lì le persone non sono, cioè non stanno mangiando o al di sotto per dimagrire o al di sopra per aumentare di peso. Quindi quello che effettivamente devi fare, devi contare le calorie. Sì, devi contare le calorie. In questo caso ti servirà un'applicazione, magari gratuita, ce ne sono un sacco, conta calorie, lo vai a fare per 7-10 giorni. Ok? Quindi prendiamo l'applicazione che io di solito consiglio, che utilizzo tantissimo perché
a mio avviso è la migliore, più precisa, più semplice, che è Yazio, ma potresti usarne un'altra come ad esempio MyFitnessPal. Ok, io scelgo Yazio perché è più intuitiva, ha un'interfaccia semplice, mi sono trovato molto bene, quindi normalmente nelle persone che seguo faccio utilizzare Yazio. Infatti ti lascio anche un tutorial dove puoi guardare come funziona per bene questa applicazione. Ok, quindi vado a monitorare giorno per giorno, metterò dentro colazione, gli spuntini, pranzo, la cena e tutto quanto. E perché non un giorno, due giorni? Molto semplice. Tu potresti essere in quel giorno, in quei due giorni, in un periodo molto dove devi fare tante cose, quindi mangi poco. O al contrario, hai molto tempo libero in quei giorni lì, quindi mangi tanto. Però è falsata, non è che tu mangi sempre così, ok? Ecco perché lo andiamo a fare per 7-10 giorni, per ottenere il più verosimilmente possibile quello che tu vai a introdurre. E lì capisci subito, cioè dalle calorie vedi se effettivamente sei normocalorica, iper o ipo, ok? Quindi fatto questo, abbiamo il terzo passo sul plus calorico. Attenzione, qui in mezzo ce ne potrebbe essere uno. Lo utilizzo molto spesso. Se ad esempio tu pensi di mangiare tanto, in realtà mangi poco, vuol dire che tu hai bisogno di un reset metabolico per andare a innalzare il metabolismo, perché di base il tuo metabolismo è un po' rallentato dovuto al fatto che mangi poco, ok? Lui ovviamente si è adattato, bruci poco e non vai a perdere peso, se il tuo obiettivo è perdere peso. Ok, quindi qui in mezzo mettiamo il reset metabolico. Ok, adesso non mi dilungo ulteriormente, non è l'argomento del video, anche perché si presuppone che tu non voglia dimagrire ma mettere massa, ok? Quindi sul plus calorico, idealmente dagli studi si è visto che questo surplus deve avere un valore preciso, ovvero 300-350 chilocalorie. E adesso ti dico perché, perché non 400, perché non 500 o magari o anche meno, ok? Allora, se tu vai a vedere gli studi si è visto che soggetti che hanno un'alimentazione ipercalorica, questo è il valore migliore per avere il miglior compromesso tra il prendere massa magra, quindi muscolo, all'incirca 2/3, un terzo invece vai a prendere massa grassa. Purtroppo è vero, quando dicono che quando fai massa ingrassi per forza, ma è verissimo, se tu vai ad avere un'alimentazione ipercalorica non puoi aumentare solamente di muscolo, è fisiologico, vai a vedere gli studi in biochimica, ok? È normale, ok? Quindi parti da questo valore. Se tu vai oltre questo valore qua, cosa succede? Sempre dagli studi hanno visto che si attiva maggiormente l'insulina, hai un, diciamo che i nutrienti vengono virati maggiormente agli adipociti, entrano gli adipociti, cioè le cellule adipose del tessuto, della massa grassa, e tu vai ad ingrassare, quindi prendi più massa grassa. Quando si fa massa comunque è importante prendere il più possibile massa magra, massa pulita come si dice in gergo, ok? Se tu vai oltre questo valore probabilmente non sarà così, ok? Se domande scrivimi pure qua sotto che rispondo volentieri. Quindi detto questo, andiamo a sommare 2003 più 2300, 350, siamo a 2650. Qui posso, questa è una cosa per comodità, per non essere troppo rigido, posso aggiungere un errore del 3%, cioè più o meno. Allora, 2650 diviso 100 per 3, quindi siamo a 26 per 3, 70 calorie. Potrebbe essere più o meno 70, ok? Quindi più o meno 70, in modo che siamo un attimo più flessibili. Vuol dire che tu durante il giorno dovresti stare tra le 2000. Falli, seguimi, falli anche tu i calcoli, mi raccomando. Io li faccio con questo qui. 2650, siamo a 2570
più 2730. Io devo stare in questo, guardo, cerchiamo di rosso, devo cercare di stare in quel fabbisogno lì giornaliero. E anche qui ti vado a dare un ulteriore trucco, se vogliamo chiamarlo, ma che trucco non è. Perché il corpo, cioè noi troppo spesso ci focalizziamo, ci irrigidiamo. Oddio, se non riesco a stare tutti i giorni in questo range di calorie, no, allora ho sforato, non riesco a far massa e mando a quel paese tutto. No, il corpo non funziona così. Il tuo corpo funziona in un altro modo. Lui non funziona per 24 ore, cioè lui non vede il fabbisogno giornaliero, questo lo facciamo noi per comodità. Il corpo ragiona molto su base settimanale, quindi introito calorico settimanale o addirittura anche mensile, ok? Faccio anche qui un esempio numerico, per semplicità prendiamo ad esempio 3000. Allora, come vedi qui, adesso lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Quindi mettiamo che io ho 3000, che 3000 è il fabbisogno per il mio fabbisogno ipercalorico, ok? Non ho preso questo perché così è più comodo fare i conti. Se lo moltiplico per 7 vuol dire che io in questo periodo devo andare ad assumere 21.000 chilocalorie, ok? Quindi 21.000. Cosa succede? Ti faccio un esempio pratico che ad esempio io stesso uso. Allora, se abbiamo ad esempio un giorno, possiamo prevedere un giorno di semidigiuno, ok? Quindi il lunedì posso andare a prendere 1500 solo. Ok, 1500 calorie. Queste 1000 poi vado a mangiare gli altri giorni, più o meno ne mangio 3000, quindi siamo a livello. Qui siamo stati alla metà. Diciamo che qui faccio 3000. Poi, che ne so, il giovedì per vari motivi vado a mangiare meno anche qua, quindi siamo sempre a 1500, magari una giornata piena. Poi il venerdì possiamo avere ancora 3000. In questo momento qui siamo arrivati ad avere circa 3000 calorie di dove possiamo sgarrare, appunto diciamo sabato e domenica. Quindi noi potremmo andare ad avere due giorni da 4500. Sei? Siamo 4500. Comunque ho rispettato la media giornaliera di 21.000. Quello che voglio farti capire è che non devi irrigidirti, non devi dire ah ma oggi no, non l'ho raggiunto, no neanche domani. Tanto stai tranquillo, il corpo ragiona molto su base settimanale. Questo è anche uno dei motivi per cui il digiuno intermittente fa dimagrire. Ti tolgo un pasto, mangi per forza meno, è logico. Il corpo, se tu vai a vedere in letteratura, quello che è certo ad oggi, che il corpo ragiona solamente in energia, cioè che tu gli dai e che gli tiri fuori. Stop! Non esiste nient'altro, esistono 3000 diete, 3000 tipi di approcci, che è meglio mangiare carboidrati, più grassi. Sono tutte teorie. A livello scientifico l'unica cosa certa, te lo ripeto, è il fabbisogno calorico, quanto introduci e quanto togli. Il corpo ragiona in base all'energia, ok? Che anche è un principio fisico, ok? Quello della termodinamica. Quindi questo è tutto, io spero di essere stato chiaro. Ti ripeto, se hai domande scrivi qua sotto. Qua sotto trovi anche il pulsante per andare direttamente a prenotare la chiamata per Formula Ectomorfo. Un percorso, lo chiamo semi personalizzato, perché? Perché hai tutta la parte di allenamento, sono 7 mesocicli. 7 mesocicli, ovviamente l'allenamento potrà essere adattato ma in maniera minore, diciamo. Quello, il grosso lavoro dove io ti posso aiutare è la parte alimentare, fare tutti questi calcoli e andare ad aggiustare tenendo conto dei principi di biochimica e di fisiologia, ok?
Quindi io ti ringrazio per avermi guardato, per avermi dedicato il tuo tempo. Puoi fare benissimo da solo, cioè se metti in pratica, fai i calcoli, mi hai seguito, puoi andare tranquillamente. Ok? Quindi per oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Mattia!